Benvenuti e bentornati nel mio canale. Ciao a tutti, mi chiamo Daniele, sono un e-commerce manager specializzato nel dropshipping sul marketplace e oggi voglio parlare con te di una bufala, una delle più grandi bufale nel campo dell'e-commerce online, la ricerca del prodotto. Quindi non ti perdere questo video. Signori, bentornati, benvenuti. Innanzitutto voglio ringraziarvi a tutti voi. Ho da poco superato i 1000 iscritti, un piccolo grande traguardo per questo canale riservato dove parliamo di verità che nessuno vi dice sul dropshipping, ma anche di finanza personale, come ben sapete, tratto un po' tutti gli argomenti che riguardano i soldi e gli investimenti. E oggi voglio parlare con voi, proprio come regalo di questi 1000 iscritti, di una grande bufala, la bufala della ricerca del prodotto. Cosa significa? Ora lo andiamo a vedere. Perché ovviamente voi mi guardate, guardate questo canale perché volete delle verità che non vi dicono, che in Italia non vi dicono, e quindi ho deciso di fare questo video dopo l'insistenza da parte vostra su alcune domande, su alcune problematiche, visto che molti mi contattate tramite email, tramite Instagram, anche se a volte non ricevete risposta, io li leggo i vostri messaggi, più o meno, faccio un'idea purtroppo. Capirete che non posso rispondere a tutti perché già solo di rispondere a 5, 6, 7 email al giorno a gratis significherebbe lavorare mezza giornata gratis al giorno e non è il caso, nulla di personale, ma se andate dal meccanico non può riparare, molto ogni tanto può aiutare qualcuno, ma non può riparare tutte le macchine in segno di aiuto perché ovviamente non può perdere tutta la giornata così, quindi nulla di personale, però continuate a scrivermi perché è molto interessante vedere le vostre domande. A volte rispondo, anzi, quando posso rispondo volentieri, quindi continuate a scrivermi sia su Instagram sia via email, trovate i contatti in descrizione. E ora andiamo a parlare un attimo della ricerca del prodotto. Cosa intendo con bufala? Innanzitutto dobbiamo partire dall'inizio. Io quando ho iniziato questo canale, un po' meno di un anno fa, ero un po' così scettico nell'iniziarlo perché la mentalità italiana è ancora molto arretrata nell'online, nel dropshipping, in tutto quello che riguarda comunque più o meno il digitale rispetto ad altre realtà come magari le realtà americane o israeliane che sono molto più elastiche, sono molto più avanti. Ma non è una colpa italiana, è semplicemente l'informazione che c'era e che c'è. Che è molto rigida, è molto fissa su alcuni punti. Infatti, se andate a vedere le persone che parlano di dropshipping su Italia, hanno dei canali copia e incolla, fanno le stesse cose, parlano sempre delle stesse cose. E la ricerca del prodotto, il prodotto in 24 ore, parentesi, quasi tutte false. Anche le persone che hanno 5.000, 10.000, 15.000 iscritti che vendono corsi da anni, ragazzi, tutte queste prove Shopify, la maggior parte sono fasulle, non ci vuole niente, ci sto 5 minuti a farvela. Per un semplice motivo, ragazzi, come faccio a spiegarvelo in modo sintetico? Okay, mettiamolo così: chi è impegnato a lavorare nella propria azienda, chi è impegnato a lavorare nel proprio business, a scalarlo davvero, a creare i propri brand, non ha tempo per fare ogni giorno un negozio diverso per YouTube perché richiede tempo, ragazzi. Fare un video su YouTube, specialmente questi video 24 ore, tutto, richiede un sacco di lavoro, di editing, di produzione, cioè dietro YouTube c'è un sacco di lavoro. Quindi queste persone difficilmente in realtà stanno girando veramente degli store, se mi sbaglio smentitemi, ma questa è la mia opinione, questo è il mio canale, vi do la mia opinione onesta. Quindi è difficile. Inoltre, come vi ho già sempre detto, queste cose di apri e chiudi nel negozio non funzionano. Può funzionare a breve termine, ma a lungo termine, se dopo 5 anni stai facendo queste cazzate di apri e chiudi il prodotto alla cecchina, vuol dire che il tuo business non funziona, o vuol dire che il tuo business non è il dropshipping, ma è l'informazione, sacrosanta. Ci sta, però sinceramente io non mi andrei a formare se devo fare il cuoco, non mi vado a formare da uno che non sa cucinare, ma comunque non entriamo nei dettagli, non perdiamoci. Parliamo un attimo della ricerca del prodotto. Perché questa bufala della ricerca del prodotto? Perché io vedo, ragazzi, sempre più spesso che mi cercate, specialmente ora con i video che ho fatto su Facebook Marketplace, ma anche su eBay, mi capitava, mi mandavate messaggi tipo ho provato con un prodotto
ma non ricevevano ricevuto vendite, ma come faccio a ricercare il prodotto vincente? Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Questa storia del prodotto vincente, del monoprodotto vincente, della ricerca prodotto è una bufala. Sono cazzate, non esiste. Nel senso, che ho già fatto video a riguardo, voi potete fare la ricerca del prodotto, il prodotto vincente, ma non c'è un monoprodotto vincente. I negozi monoprodotti, la vendita monoprodotto anche sui marketplace, specialmente marketplace, non funziona. Ok? Facciamo un esempio, cioè, che poi qua ci andiamo a perdere su paroloni, ci andiamo a perdere su programmi, software, cioè, usiamo la logica. Se dobbiamo aprirci un negozio in una via commerciale della città, un centro commerciale, ok? Affittiamo la bottega, la prepariamo, allestiamo, facciamo tutti i lavori di strutturazione e poi mettiamo una bottega elettronica. Cosa vendiamo? Cerchiamo il prodotto vincente. Trovate una stampante, questa stampante è richiesta, mettete un piedistallo, come si chiama, uno stand al centro della stanza, questa stampante in mezzo. Aspettate, i clienti vengono e comprano e vi aspettate flotte di persone che comprano questa stampante. Secondo me non funziona. Poi se volete provare, ma secondo me non funziona. Cioè, mi sembra logico che una cosa non va. Quello che dovete capire è che l'online è la proiezione dell'offline, non niente di più. Scusate, un'ambulanza, ovviamente. Ogni volta che giro i video passa un'ambulanza. Allora, dicevamo, l'online è la proiezione dell'offline, che il mercato si muove nella stessa maniera. Il mercato più o meno, poi ovviamente non andiamo a perderci nei dettagli, io parlo di macro mercato, non sto parlando dei dettagli, è ovvio che le strategie online sono diverse dall'offline, è ovvio che gli investimenti sono diversi, ma la mentalità umana, quello di cui sto cercando di parlarti in questo video, la psicologia umana è sempre uguale, sia che noi siamo offline, sia che noi siamo online. Quindi è ovvio che questa strategia del monoprodotto non funziona. Perché ora voglio fare questo, sto cercando di fare questo video. Voi potete lavorare con un monoprodotto, ma non durerete assai e soprattutto non ottimizzate la vostra clientela. Che immaginate di avere un canale di vendita, che quel che sia, Shopify, eBay, Amazon, Facebook, dove in un qualche modo riuscite a portare del traffico in questo canale di vendita, mettiamo 1.000 persone al giorno, ok? E avete un monoprodotto vincente. Quando portate 1.000 persone al giorno in uno store, un monoprodotto, un negozio monoprodotto, di queste 1.000 forse saranno interessate 100, poi di queste 100 andranno ad approfondire forse 50 e alla fine acquisteranno 10, l'1%, se siete fortunati con un monoprodotto. È ovvio che non funziona. Se invece aveste un centro commerciale, un piccolo centro commerciale, quindi tanti prodotti alla vendita, poi ovviamente ragazzi potete fare i prodotti in rilevanza, perché ovviamente ci sono i prodotti di nicchia. Queste 1.000 persone magari potrebbero essere interessate invece di 100, 300 su altri prodotti che guardano in giro e alla fine chiudereste 30 vendite invece di 10. Il principio è questo. Perché è nata questa bufala? Ora andiamo a approfondire anche sui marketplace, perché ovviamente questa strategia si applica soprattutto nei marketplace, eBay, Amazon, Facebook Marketplace, dove le barriere di accesso sono molto basse, perché non ci sono spese, non ci sono costi di pubblicità, il traffico è gratuito, ci sono milioni e milioni e milioni di acquirenti, quindi le barriere sono basse, ci sono molti più competitors e non potete assolutamente competere con un prodotto o con due o con 10, cioè è impossibile. Quindi questo è meglio che ve lo togliete dalla testa. Perché è nata questa storia del monoprodotto, ragazzi? Ve lo dico io da come si è sviluppata questa storia del monoprodotto. Perché in America l'hanno capito, la maggior parte. Infatti questa storia del monoprodotto, io mi formo in America, quando io vado a studiare, quando io vado a fare, guardo solo il mercato americano, semplicemente perché più grandi sono più idee, ci sono più stimoli. Quando vado in Italia vedo sempre le solite quattro persone che fanno sempre le solite quattro cose da anni, c'è poco da formarsi. Ma perché è nata questa storia del monoprodotto? Ve lo dico io, il fatto è che questa storia del monoprodotto, che esiste solo in questa magica nicchia di Shopify, nel resto non esiste questa storia, in nessun commercio al mondo, che qua non stiamo parlando di dropshipping, ragazzi, cerchiamo di capirlo, stiamo parlando di commercio.
Questa storia del nuovo prodotto è nata perché ovviamente Shopify è stato preso d'assalto da tutti questi pseudo imprenditori che a low budget, perché ragazzi, low budget può funzionare ma con le giuste strategie, ma se avete un basso budget diventa più complicato. Quindi, per ottimizzare il loro budget, hanno iniziato a cercare un prodotto solo da mandare in massa su Shopify, sulle ads Facebook. Quindi è nata questa storia di vendere il monoprodotto. Ma va bene se hai budget limitato, se ti serve fare il cash veloce, se non hai una strategia di massa, una strategia di ecosistema, di aziendale, una strategia aziendale, va bene il monoprodotto, che se stai insomma lì a giocare, ma se vuoi creare un'azienda, se vuoi creare un punto di commercio, il monoprodotto non va bene, non può andare bene. Quindi è così che è andato il monoprodotto. E ora è fatto, cosa è successo? Tutte queste persone che hanno fatto soldi con il monoprodotto, allora, perché oggi è sempre più difficile, perché ormai le cinesate che vendete il monoprodotto le trovate anche dei cinesi sotto casa, e soprattutto se non avete le competenze di marketing, non avete le competenze di pubblicità, le competenze, cioè è complesso, ok? Infatti sono pochi quelli che portano risultati. Sì, poi vedete il dashboard, ragazzi, abbiamo incassato 14.000 euro in questo store nei primi 2 mesi. Va bene, a parte quando ne avete spesi di pubblicità di Anzo, ok? Però c'è un altro discorso. Fra un anno, questo stesso negozio quanto incasserà? Io sfido chiunque stia guardando questo video di portarmi un negozio monoprodotto creato più di un anno fa che ancora oggi vende con lo stesso prodotto. Cioè, portatelo, se lo avete, contattatemi, youtube@organization.com, scrivetemi perché lo voglio vedere. Ma non esiste, va bene? Un monoprodotto che si alimenta così a lungo. E ora io ti voglio chiedere, tu ti vuoi aprire un business, vuoi aprire un'attività commerciale? E vuoi aprire un'attività commerciale che è già stretta per morire? Che poi devi andare a cercare l'altro prodottino vincente? Senza ottimizzare, senza creare una struttura, perché ragazzi si scala ottimizzando, creando una struttura, assumendo personale e allargandosi, non facendo questo. Non esiste che vai sopra, poi ricominci da capo, devi andare sempre a migliorarti. Non è che l'Apple ha fatto l'iPhone e poi ha detto vabbè, l'iPhone abbiamo venduto, ora passiamo a vendere le scarpe. Non funziona, devi scalare, migliorare il prodotto, migliorare il brand. Questo significa creare ed essere imprenditori. Questo è perché il monoprodotto non funziona, specialmente nei marketplace. Quindi ragazzi, finitela di cercare questi monoprodotti, concentratevi su un brand, su creare un brand, cercatevi, anzi vi dico esattamente su cosa concentrarvi così non sbagliate. Creazione brand, canali di vendita, perché ovviamente quando hai molti prodotti devi avere più canali di vendita, ce ne sono decine, quindi se vuoi usare Shopify con le ads, usa Shopify, ma metti, cioè, incrementa anche su eBay, Amazon, vendi su AliExpress, vendi dove vuoi su vari canali, ci sono canali che non posso dire qua, che sono ancora in fase di test, su Facebook Marketplace. E metti sempre più prodotti. Perché se esistesse, ragazzi, se esistesse il prodotto magico che funzionasse, tutte queste persone lavorerebbero in dropshipping, si comprerebbero migliaia e migliaia di pezzi di questo prodotto e si venderebbero a margini molto più alti. Quindi concentrati sul brand, sui canali di vendita, sulla differenziazione, sulla specializzazione. Non sto dicendo che non esiste una nicchia. Dicendo che dopo che tu hai già decine, centinaia di prodotti disponibili, pubblicizzati e che la gente acquista, puoi trovare i prodotti più vincenti e spostarti sempre più in quella nicchia. Se io vendo scarpe e magliette, è vero che vendo 50 scarpe e 10 magliette, ovvio che mi concentrerò sulle scarpe, ma le magliette le lascio. Anche perché se voglio fare un upsell, devo avere qualcosa per fare un upsell. Le persone devono avere qualcosa da comprare oltre le scarpe. Il ragionamento è questo. Bene ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, mettere like al canale, così mi aiuterete a spingere l'algoritmo di YouTube in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!